Allora, Titano, è il giorno del mio compleanno, poi attacco anche questo. Che bello. Oh, e qui invece c'è la dedica di Johnny. Johnny, dedica? Stavi parlando di me, Giada? Sì, cioè io stavo attaccando gli stickers che ho trovato nella Mystery Box. Wow, eh sì amici, la Mystery Box abbiamo fatto proprio l'unboxing nella scorsa puntata. Se non l'avete ancora vista, correte a vederla, mi raccomando. Ma... che c'è? Tu mi devi fare qualcosa, lo sai? Il trucca bimbi? Quando me lo fai? Cosa? Quando me lo fai il trucca bimbi? Aspetta. Me l'avevi promesso? Sì, sì, sì. Ma da quando fai le magie adesso? Beh, Giada, ho imparato qualche episodio fa. Ma il trucca bimbi dov'è? Non dovevi truccarmi? Sì. No, non ti parlo più adesso io. Giada, allora. Le promesse tu non le mantieni, ho capito com'è. Allora, l'ho detto. Te l'ho promesso, sì. Adesso voglio giocare, cosa c'è di male? Facciamo una partita e poi il trucco te lo faccio. Ok, però se perdo me lo fai lo stesso. Promesso? Ok. Guarda che ci stanno ascoltando loro. Sì, va bene, ascoltateci. Sì, va bene? Ok. Ok, adesso giochiamo. No, ferma. Devo usare la vista meca e mi sono esercitato. Pure la vista meca adesso? Sì. Ferma. Queste cose che ti inventi. Eccola! È trovata? Me la dai? Questa sì, vince? Questa è quella perdente. Poi quella che vince è questa. Pronta? 3, 2, 1. Sì. Wow! Lui mi piace un sacco. Lui mi piace un sacco. Mi piace la velocità. Io ho trovato Ultra Zephyr. Io Lord Electrion. Allora, vediamo sulla card. Che numero hai? Io ho il numero 7. Io ho il numero 9. Va bene, sotto il piede. Inizia tu. Io ho il numero 7. Io ho il numero 3. Vista meca, vestito da qualsiasi cosa, vinco sempre. Io sono proprio imbattibile, hanno proprio ragione i ragazzi, i bambini che ci scrivono che io sono... Adesso tu mi fai il trucca bimbi, come sono, me l'hai promesso. Che io sono invincibile, invincibile. Andiamo a fare il trucca bimbi, andiamo, vai. Oh, finalmente il momento che aspettavo da tanto. E io te l'avevo detto, era una promessa e le promesse vanno rispettate. Allora, Lord Electrion, ecco, color verde. No, Johnny, stavo pensando se potevi magari farmi Lord Titano. Come Lord Titano? No, perché sai, perché magari vuoi un pochino giocare. Ah, giusto, andiamo in ordine, quindi iniziamo con Lord Titano. La prossima volta Lord Electrion. E poi un giorno. Allora, prima di iniziare a fare il trucco, prossimamente metteremo il tutorial intero del trucco che farò a Giada di Lord Titano. Per prima cosa, quando trucco, scelgo l'immagine, ok? Quindi ho scelto Lord Titano. Che sei pronta? Lord Titano che colori ha? È giallo. Ha il giallo che è un ocra, il grigio e il nero, ok? Mm-hmm. Per i contorni. Il trucco è finito. Guarda un po' lì. Telefono. Vai, facciamo questa bellissima foto. Hai mantenuto la tua promessa. Ho mantenuto la mia promessa. Vai, facciamo la foto. Johnny, grazie mille per il trucca bimbi. È stato bellissimo, super bello. Non so che mi piace. Me ne fai subito un altro? Sì, va bene, adesso frena. Te ne farò un altro magari in un'altra puntata. Ma adesso... La prossima volta. Beh, la prossima volta abbi un po' di pazienza. Sì, ma sei stato davvero bravo, devo ammettere. Lo so, è che a me piace disegnare e quindi mi ha fatto piacere farti il trucco. E se facciamo una cosa? Chiediamo ai nostri amici a casa se ci mandano una foto. Giusto. Quando fanno anche loro trucca bimbi. Ok, allora, bambini, mandateci la vostra foto così noi poi qui la mostriamo. Ora Giada, cambiamo un attimo argomento perché voglio dire una cosa. Presto in edicola troverete il nuovo Gormiti Magazine. E dentro, come sempre, trovate tanti fumetti inediti. Giusto. Poster, sì, giochi. E c'è anche la pagina dedicata al Gormiti Show. Giusto, c'è la nostra pagina. Ma questa volta c'è una piccola sorpresa. La facciamo vedere? La facciamo vedere. Sei pronta? Sì. Vieni qua, bandito. Guarda. Bandito. Ciao, patato. Ciao. Lui è bandito. Tieni. Lui è il nostro patatino. Tieni qua, guarda. Non è bellissimo? Ragazzi, bambini, lui è bandito. Bandito. Ciao, patato. Saluta.
Saluta Lilith con la zampina, fai ciao. Ciao. Quindi assolutamente non dovete perderlo. No, quanto tenere. Ma Johnny, sì? Io adesso cambierei argomento perché ho una sfida da proporti. Una sfida da propormi? Sì, bandito, una sfida! No, una sfida! E secondo te chi vincerà questa volta? Bandito? No, vincerò io! Andiamo, vai! Andiamo. Beh, bimbi, adesso che Giada non c'è, io mi sparo una bellissima partita col flipper gormitico. È proprio bello. No, no. Di solito vinco sempre. Ma cosa stai facendo? Ciao Giada, sì, sto giocando col flipper e mi sto divertendo un sacco. Ma che bello! Adesso ci sfidiamo, fammi fare una partita a me e poi la fai tu. Sì, secondo. Ma Johnny, dai Giada, che mi fai perdere aspetta, così. Aspetta, guarda, è bellissimo, però io pensavo ho un'altra sfida. Questo cos'è? Il puzzle. Sì! Vuoi sfidarmi col puzzle? Vuoi sfidare il campione dei puzzle? Il campione dei puzzle? Sì, il campione dei puzzle. Voglio proprio vedere. Allora, ascolta le regole. Ascoltiamo. Qui c'è il puzzle. Abbiamo 30 secondi a testa. Il primo che ascolta. Sì. Il primo che mette i pezzi assieme vince. Non è un problema, ma scusami, vince cosa? Vince, ci sono gli ovetti in palio dei gormiti. Gli ovetti in palio? Gli ovetti? Ma lo sai che io sono un golosone? No, solo chi vince. Impegnati. Va bene, tanto sono il campione dei puzzle. Allora tolgo il flipper. Bravissimo. Va bene, inizi tu? Vai, inizi tu. Inizio dai. Io, sì, dai. Di solito è così, prima le femmine. Tieni qua. Vai. Allora, mettiamo i pezzi giù. Ah, secondo me sono grandi, che belli. Hai visto? Eh sì, intanto io dico, spiego cosa c'è sono disegnato. Sono 24 pezzi. Sono 24 pezzi. Abbiamo Lord Carrion, abbiamo Saburo, abbiamo Kog, abbiamo Vulcan. Wow, che belli. E adesso li vedremo completati. Allora, siamo pronti? Ok, 30 secondi, 30. Sei pronta? Do io il via? Sì. 3, 2, 1. Allora. Sono già passati. Non sconcentrarmi. Scusami, devo sconcentrarti in qualche modo. Giada. Io non capisco, davvero, come mai a te piace perdere? Ma che vincere è bello ogni tanto. Ma a lei non interessa. Non sconcentrarmi. No, non ti sconcentro. Ma che bello questo! Chissà cosa serve. Non ti interessa questo pezzo? No. O magari la faccia di Kerio? Qualcosa mi dice che i 30 secondi sono finiti! Giada, però, va bene, 1, 2, 3, 4 pezzi, capirai, 4 pezzi. Ma scusami, ma... Voglio proprio vedere... Ma vince chi lo finisce tutto o chi mette più pezzi insieme? No, chi mette più pezzi assieme in 30 secondi. Va Però bene. È tanto difficile. Vuoi mischio io o smisti tu? Smisto io. Va bene, smista tu. Voglio proprio vedere adesso. Te farai meglio. Dai, mischiameli, mi giro. Anzi, copra, vai. Fatto. Aspetta. Lumachina. Vai. Allora, 30 secondi mi quando posso partire? Parti ora. Ok. Allora, spostati. Allora, aspetta, questo... Almeno il primo, che... dai. Hai qualche problema? No! Sei un pochino lento. No, sto cercando di vedere dove sono i pezzi. È sbagliato. Aspetta, qual è? No, io non ho guardato questa. Sono troppo facile. No, è che mi fa male un po' la pancia. Sì, hai mangiato troppo, si vede. Già dalla pancia. È finito il tempo. Ho perso. Ma neanche le hai scuse, messo vai. Solo uno. Non è vero. Guarda, sì. Guarda. Visto? Cosa? Niente, ho perso. Almeno una volta. Facciamo così, visto? Però. Dimmi. Va bene, hai vinto tu. Nello scaffale c'è un altro gioco. Prendilo un po' che adesso ti sfido. Va sì, bene, sì. Però metti in ordine. Va bene. Vabbè, Giada, ogni tanto puoi vincere anche tu, non è che posso sempre vincere io. Scusa. Va bene, adesso mica io... direi che l'hai fatto apposta? No. Ah, adesso okay. Io ti sfiderò al memory e chi vince avrà gli ovetti. Vai, allora. Aspetta. Ti ricordi il memory? L'abbiamo fatto qualche tempo fa, giusto? Sì, me lo ricordo. L'avevamo fatto con... Però non era questo. L'avevamo fatto col panino, che ne avevamo ritagliato. Aspetta. Avevo ritagliato un po' storto io. Un po' tanto. Così, Giada, così si fa, così. Allora, regole, le spieghi intanto che
che io metto giù tutto? Allora, adesso tiriamo fuori tutte le, immagini. Le memo, sì, le tutte card. Le card. Le figurine, diciamo. Le giriamo, guardiamo benissimo dove sono situate e poi si gireranno e dobbiamo trovare le copie. Però la produzione mi ha detto che abbiamo una chance a testa. È molto difficile, allora. Allora, mettiamole giù. Allora, giriamole tutte quante. Allora, le giriamo prima così, va bene, così abbiamo tempo, almeno un secondo per visualizzare. Sì, bisogna memorizzarle, sennò memorizzare, giusto? Bravo! Grazie! Allora, ok, sei pronta? Sì. Dai, abbiamo una chance a testa, giriamo. Solo una. Vai, inizia tu. O inizio io, dai, inizio inizia io. Inizia tu, perché ho iniziato io prima. Allora, questa. Dov'è l'altro? Qua. Sì! Questa è fortuna. No, questa è bravura. Vai. Prendo gli oletti. Aspetta, non è detto ancora. Ho vinto! Sì! Quindi, ovetti, magia, dai, fallo comparire, fagli arrivare qua. Però lo voglio anch'io, l'ovetto. Va bene, facciamo un ovetto a testa, va bene? Va Io bene. Prendo ovviamente quello del fuoco. Io questo qui. Che super merenda gormitica! Buoni gli ovetti, vero Troppo Giada? Buoni! E ora è arrivato il momento del disegno gormitico! Ci sono arrivati davvero tantissimi disegni! Voi continuate a mandarceli proprio qui! Giada, io so che abbiamo una sorpresa! Sì, oggi qui con noi c'è l'illustratrice della produzione! Esatto, si chiama Bianca, vieni pure con noi! Vieni, ciao! Ciao, come stai? Bene. Ti stai divertendo? Sì, molto! È molto brava, l'ho vista disegnare, davvero brava! Anch'io ho studiato qualcosina! Dici un po' di te, quanti anni hai e cosa studi? Ho 21 anni e faccio belle arti! Belle arti, bello, io ho fatto l'artistico. Va bene, allora questo è il momento in cui io e Giada mostriamo i disegni ai bambini. Che bello. Vuoi vedere anche sì. tu? Ok, allora rimani pure con noi. Iniziamo col primo. Allora, Ilaria, abbiamo delle dediche. Intanto tu se vuoi disegnare, sì, fai. Intanto che la Giada dica io l'attacco. Fai come se fosse a casa tua. Ok. Ok, allora, ciao Johnny e Giada, non vedo l'ora che esca il Gormiti Magazine. Mi salutate. Ciao Ilaria. Ciao. Grazie mille. Riccardo. Leggi tu. Riccardo, ciao Gianni e Giada, mi chiamo Riccardo, 5 anni e sono di Bruino. Vi seguo sempre, i gormiti sono la mia passione. Come da vostra richiesta, insieme alla mia mamma ho disegnato Lord Electro. Lord Electro. Spero lo mostrate nella prossima puntata, vi mando un bacione. Eccolo qua e un bacione a te. Vai. Attacchiamo. Sì, intanto andiamo avanti. Ragazzi, scusate, ma oggi dobbiamo andare davvero velocissimi perché sono davvero tanti. Poi Gianni ci scrive: buonasera, intanto tu recuperali, sì. Perché ci manda 3 disegni se non sbaglio. Vi trasmetto in allegati i disegni di alcuni personaggi dei gormiti fatti dal piccolo Gianni, 5 anni, cordiali saluti. E ce lo scrive il papà. Ciao Marco, ciao. Grazie. E ci regala anche questo e questo, sempre di Gianni. Ah, ok. Sì. Poi Giacomo Pagano: ciao Giada e Johnny, sono Giacomo di Genova, questo è il mio disegno di Icalos. Ho 4 anni e ho un canale YouTube dove faccio video sulle mie collezioni dei gormiti. Wow. Seguitemi, io quasi andiamo vado. Esatto, vado a spiare un po'. Io vi seguo sempre, Gormiti Show, è fantastico. Eccolo qua. Bellissimo e grazie mille. Poi io vado avanti, Giada, Vai. Alberto ci scrive: carissimi Gianni e Giada, abbiamo scoperto da poco il vostro programma. Ci piace moltissimo e da ora non lo perderemo mai. Grazie mille, Alberto. Gian Domenico ci scrive: in allegato vi trasmetto il disegno di Kratos, sì, fatto da Gian Domenico Appendi anche questo di Alberto velocemente. Okay, con la preghiera di mostrarlo alla prossima puntata. Attacco anche. Esatto, questa. Così almeno. Sono davvero tanti. Poi Amin ci scrive: ciao, sono Amin, vi mando il mio personaggio preferito, lo so è un Darkan, Gred, ma è il mio preferito. Bello. Comunque spero lo facciate vedere nella prossima puntata, siete fantastici, un bacione, sei fantastico anche tu. Matilde, carissimi Gianni e Giada, mi chiamo Matilde, ho 14 anni e vivo a Catania. Sono la stessa ragazza che ha realizzato altri 2 disegni che avete mostrato nel episodio 15. Ci ricordiamo. Quello di Aoki e il vostro ritratto con la scritta Gormiti Show. Divertiti con Gianni e Giada. Oggi non vi mando un disegno ma qualcos'altro di creativo, una versione dei Guardiani di Gorm realizzati con gli elastici Rainbow Loom. Wow, che andavano di moda tempo fa. Che meraviglia, guarda un po'. Mi ricorda un po' gli Scooby-Doo, no? Io li facevo molto da piccolino. Vai, appendiamolo, sono davvero fantastici e
grazie mille. Vado avanti, Giada. Raffaele ci scrive: invio il disegno gormitico di mio figlio Raffaele, quindi una mamma. Spero lo mandiate in onda perché ci tiene molto. È un vostro fan accanito. Grazie Raffaele, grazie mille. Francesco e Gabriele ci mandano questo disegno. Vi scriviamo dalla provincia di Salerno, abbiamo 3-5 anni, vi seguiamo tantissimo. Speriamo che i nostri disegni vi piacciono e i vostri disegni ci piacciono davvero un sacco. Poi Francesco, no, è sempre, sì, se, Francesco, se, sì, sono sempre i fratellini. Ah, ok. Lo so, sono tanti e Giada mi va un po' in confusione. Poi Riccardo ci scrive: ciao, mi chiamo Riccardo, 4 anni, vi invio il disegno dei miei guardiani preferiti Riff e Icor. Spero possiate mostrarli in una delle puntate del Gormiti Show. Un caro saluto a Gianni e Giada, siete molto simpatici. Ciao. Pepe, okay. Giusto? Sì. Pepe, scusate il disturbo, ma non sappiamo come contattare Gianni e Giada, prima era loro un disegno. Vabbè, ed è arrivato. Esatto, qua. Per favore fatelo voi per noi, altrimenti non saprei. Va bene. Ok, questo l'ho fatto io. Con un piccolo grande aiuto della nonna Gabriella, che bello! Oh, mi chiamo Fofè, ho 5 anni, con mio fratello Ciccio, di 3 anni, vi guardiamo sempre. Io tifo per Johnny, mentre a Ciccio piace Giada. Vabbè, siamo pari. Un saluto, siete bravissimi, vogliamo fantastico bene. Fantastico, e la mitica nonna che ha collaborato. Bellissimo. Per questo disegno. La cosa più bella è questa, che collaborano. Eh sì, perché esatto, disegno tutti insieme. Poi Leonida San Severino, San Severino, che tra l'altro abbiamo pure una foto. Vi scrivo dall'Imbiato, 5 anni, vi seguo sempre nei vostri bellissimi video. Vi mando un po' di foto di me, della mia collezione, insieme al mio papà Gaetano, abbiamo disegnato Lord Electron. Spero che lo mandiate alla prossima puntata. Viva i Gormiti e viva Johnny e Giada. Grazie! Leonardo e Papone. Ciao Johnny e Giada, mi chiamo Leonardo e ho 4 anni e mezzo. Vi mando il mio disegno gormitico di Lord Electron, fatto con il mio papone. Spero che vi piaccia e che lo facciate vedere in trasmissione. Un saluto gormitico a tutti voi. Con il mio papone. È bellissimo, troppo papone. Dolce. A te chiamano subito. Sì, anch'io chiamavo papi o papà. Papone, bello, bellissimo. Poi abbiamo Nicolò. Imbriano ci manda: ciao Gianni e Giada. Si chiama da solo Gianni. Sul cellulare sta scrivendo la mia mamma: sono Nicolò, 6 anni e vi scrivo da Montello, un paese vicino. Ok. Ho un fratellino di quasi 2 anni che si chiama Lorenzo e anche lui piacciono i gormiti. Vi mando un disegno sull'episodio Terribili Morcogon e spero che vi piaccia e lo facciate vedere. Poi vi mando una foto del 20 giugno con mio fratellino con la torta che abbiamo pure una foto, è vero. Ok, William, vai. Ciao, sono William, ho 6 anni e vivo a Taranto. Sono un vostro grande fan e sarei tanto felice se mandassi in video il mio disegno di Orion. Eccolo qua, Orion, e appendiamo anche quello attacchiamo di prima, che siamo anche identica. Questo di Emanuele, no, perché non c'era la dedica. Ah, ok, ok. Poi abbiamo questo, la lama di Lord Carrion, da Filippo Serri. Ciao Giada, invio il disegno di Lord Titano fatto da Filippo, sarei felice se lo faceste vedere nei vostri video. Eccolo qua, la spada di Lord Carrion, bellissima. E poi Giada, abbiamo altri disegni. Questo ce lo manda quello di Filippo Seri, che ci ha mandato. Esatto. Simone Esposito ci ha mandato un sacco di gormiti. La nostra lavagna, ragazzi, sta scoppiando di disegni. Ce ne sono davvero tantissimi. Simone Esposito ci scrive: ciao Johnny e Giada, sono Simone Esposito, ho 5 anni e sono di Brindisi. Ho disegnato Lord Electron per voi, siete fantastici. Appendiamo anche questa mitica dedica. E ci hanno scritto anche in questo disegno: ciao Johnny e Giada, siamo di nuovo Alberto e Beatrice. Abbiamo 5-13 anni. Questa volta abbiamo mandato il disegno di Nucleor. Siete molto carini e bravi come youtuber. Un bacione. Grazie mille, siete molto carini anche voi. Ciao Johnny e Giada. Sarebbe scritto ciao Giada e Johnny, ma... Ciao Gianni e Giada, mi chiamo Angelo Frisco, ho 5 anni e scrivo da Battaglia, provincia di Salerno. Ho colorato questo Lord Titano per Giada, perché so che a te piace tanto. In più sotto ho disegnato te con due cuori. Vabbè, grazie, vado. Grazie, vedi? L'altra volta ti hanno fatto il disegno sulla te, questa volta. È giusto anche per Giada. Vai Giada, prendiamolo, la nostra lavagna non ci sta più niente. Tommaso ci manda questo Zephyr Orion e ci manda Nucleor, insomma. 5 anni. Esatto, 5 anni e grazie mille. Ultimissimo disegno, Irok. Ciao, mi chiamo Raffaele De Marco, 7 anni e sono un fan dei gormiti. Vi seguo sempre, vi mando il mio disegno di Irok. Un saluto da Raffaele. Che grazie. Bello. Ma vuoi dare un voto da 0 a 1000? 1000.000, sono bellissimi. Wow, bravi bambini, bravi, continuate a mandarci disegni. Ma adesso però dobbiamo salutare alcune persone. Giusto, è vero. Allora, il primo è Domenico Marrapodi, Flavio Sweet, Andrea Enrico Lorenzo, Omeir Arduini, Galact Knight, Filippo Giacomo Carbone, Martina Caruso, Picasin 99, Marianna Febbi, Domenico Antoniello, Sofia Muri,
Muso e Vincenzo. Ciao! Ciao, grazie per seguirci. Ciao, e Giada, sono triste, ormai si sa che mi rattristo sempre. Eh sì, perché siamo arrivati alla fine della puntata. Esatto, esatto. Cosa devo fare i nostri amici? Dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale. Esatto, YouTube. Mi raccomando, condividete, mettete mettete tantissimi, tantissimi like e un sacco di commenti qui sotto, perché noi poi, come sempre, rispondiamo. E vi salutiamo. E soprattutto iscrivetevi, perché noi mettiamo sempre tantissime cose sul canale. Sempre tante novità, esatto, e sorprese. Niente, un saluto da Johnny e Giada e Bianca. Ciao.